con le ricette di MasterChef. Oggi più che una ricetta voglio darvi qualche idea in cucina, qualche idea per come sostituire il pan grattato quando dobbiamo panare le nostre fettine di carne, che poi oggi andiamo a vedere con le fettine di carne, ma volendo si può utilizzare la stessa tecnica col pesce o addirittura con delle polpette o dei burger di verdure. Io ho qua della lonza di maiale che, come buona abitudine, ho messo a marinare un paio d'ore fa e quindi sono andata a mettere un pochino di erbe aromatiche, dell'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale. Ho massaggiato tutto, così la mia carne sarà già di base più tenera e più aromatica. Allora, come vi stavo preannunciando prima, il pan grattato è un nostro utilissimo alleato in cucina perché ci permette veramente di panare la qualunque, che sia esso pan grattato acquistato o fatto in casa, che in genere ha una grana più grossolana. Questo qua è quello appunto molto fine, che è quello già comprato. Ma se per caso abbiamo voglia di fettine panate o di cotolette e ci rendiamo conto che pan grattato non ne abbiamo, non c'è bisogno di rinunciarci. Ci sono un sacco di alternative sfiziose alla classica panatura che, a prescindere dal fatto che ci sia o no il pan grattato nella vostra dispensa, può essere carino utilizzare qualche volta. Ad esempio, avete mai provato a panare la vostra carne con dei grissini? Vi assicuro che danno un tocco di croccantezza veramente delizioso. Potremmo, volendo, utilizzare anche dei crackers, quindi i crackers sono perfetti, basta frullarli e otteniamo una sorta di pan grattato che va benissimo per le nostre cotolette. Ancora, se siete magari dei ragazzi, di quelli con la dispensa che piange sempre, vi capisco, perché all'università anche io ero così, potreste persino utilizzare delle patatine, quindi le classiche patatine che si acquistano nel pacchetto, possiamo andarle a sbriciolare e utilizzarle per la nostra panatura. Se invece siete un attimo più intenditori, potreste andare a frullare una serie di frutta secca. Io ho qua per esempio delle mandorle e dei pistacchi, ma vanno bene anche le nocciole, i pinoli, insomma fate un pochino voi. Un'altra alternativa molto interessante è la farina di mais che si utilizza per la polenta, che dà veramente un tocco croccante alle nostre fettine. Possiamo utilizzare semplicemente, se non abbiamo di meglio, un pochino di farina di grano duro. Io vi consiglio il grano duro perché dà maggiore croccantezza rispetto al grano tenero, ma se avete soltanto la farina di grano tenero, amen, utilizzate quella. E poi possiamo, volendo ancora, anche utilizzare delle patate che vado a tagliare a julienne e a tenere in acqua fredda per almeno mezz'ora per eliminare l'aglio in eccesso. Aiuto del mio caro mixer, ho ridotto tutti i miei ingredienti in farina proprio per poter procedere con la panatura. Se la vostra cucina è davvero disperata e vi manca anche il mixer, non c'è problema. Prendete dei sacchettini per surgelati e con l'aiuto di un mattarello passate il tempo a sbriciolare l'elemento che dovete utilizzare per la panatura. Per quanto riguarda la panatura, possiamo scegliere di farne una più leggera soltanto con l'elemento che abbiamo preparato, che sia il pan grattato o un suo surrogato, oppure possiamo anche scegliere di fare una panatura più corposa che la classica delle cotolette, aggiungendo anche uno strato di uovo. Io giocherò a farne alcuni con e alcuni senza per farvi vedere appunto i vari risultati. Il trucco per fare ad hoc queste panature è quello di lasciare la grana fine ma non troppo, quindi lasciarla anche leggermente grossolana in modo da ricavare uno strato ancora più intenso di croccantezza nella parte esterna della nostra carne. Come vi dicevo, possiamo anche utilizzare l'uovo per arricchire la nostra panatura. L'uovo è particolarmente importante negli elementi che sono dalla grana un pochino più grossolana, ad esempio le patate fresche avrei difficoltà a farle aderire direttamente alla mia carne, così come le patatine nel sacchetto, perché comunque hanno una grana meno fine di quella che è la farina, ad esempio quella della polenta oppure della frutta secca grattugiata. Quindi a questo punto prendo una fettina di carne, inizio passandola dalla farina, perché mi serve prima di passare, questo lo dovete fare sempre quando preparate cotolette similari, prima di passare la carne dall'uovo è importante asciugarla esternamente, altrimenti l'uovo, essendo comunque abbastanza fluido, tenderà a scivolare via anziché restare sulla nostra carne e compattarsi per bene. Quindi passo la fettina nella farina. Adesso la passo in questo battuto d'uovo che, se volete, potete allungare con un cucchiaio di latte. E infine faccio aderire le mie patate fresche alla mia panatura. Quindi in questo caso utilizzo le mani perché dobbiamo farle aderire bene. Vi consiglio di lasciare riposare un pochino questo tipo di fettine prima di andarle a cuocere.
adesso che mi sono fatto un po' di spazio, continuo procedendo con la panatura alle patatine, quindi le patatine, quelle là già belle e comprate, come vi dicevo, insomma, specialmente se siete dei ragazzi, molto probabilmente le avrete a casa, è più probabile che abbiate queste piuttosto che le materie prime di base, che le mamme e le nonne tanto dicono che fanno bene, ma questa fase l'abbiamo passata un po' tutti. Ho passato la mia fettina sia nella farina che nell'uovo. Quando la grana di ciò che dovete andare a mettere è troppo grossolana, potreste andare ad aggiungere un cucchiaio di farina di semola rimacinata, per esempio, all'interno delle vostre patatine, per riuscire globalmente a far asciugare meglio la carne alle vostre patate. Mi raccomando, se voi non andate ad aggiungere l'uovo, non dovete prima mettere la farina attorno alla vostra carne, perché andrà ad asciugarla esternamente, non facendo poi aderire le granelle che volete aggiungere successivamente. Le fettine così panate, come da tradizione, possono essere cotte essenzialmente in due modi. Possono essere cotte al forno oppure possono essere fritte. Secondo voi, io cosa sceglierò di fare? Adesso che abbiamo fatto questo bel pieno di panature, possiamo finalmente friggere. Quindi io inizio andando a versare un filo generoso di olio extravergine d'oliva in padella. Come vi dicevo, se preferite potete anche sistemare le vostre fettine di carne su una teglia rivestita con carta forno, condirle con un filo d'olio e cuocere per una decina, 15 minuti nel forno. In generale io preferisco la modalità ventilata a 200 gradi, naturalmente preriscaldato. Come sempre, prima di friggere vi consiglio di fare la prova della mollichina. Prendete una mollichina di pane, la buttate nell'olio bollente. Se sfrigola vuol dire che l'olio è pronto per la nostra carne, quindi iniziamo adagiando le nostre fettine. Devo dire che io sono una grande patita delle cotolette, le mangio sin da quando ero piccola, perché la nonna mi ha giustamente abituata a queste bontà rigorosamente fritte. Poi lei aveva l'abitudine di prendere l'uovo battuto avanzato, mischiarlo con il pan grattato e fare persino le polpettine di pane, così, giusto per contorno. Dopo qualche minuto giriamo le nostre fettine. Quando le nostre fettine sono ben dorate, prendiamole con un mestolo forato e mettiamole sulla carta assorbente in modo da fare eliminare l'olio in eccesso. Non so perché, ma ho come l'impressione che nemmeno oggi moriremo di fame. Ho qui un'ampissima scelta che metterò a tavola per goderne con la mia famiglia. Vi consiglio di provare tutte queste varianti, perché sono una più buona dell'altra. Trovate il link al mio tutorial in descrizione, quindi vi invito ad andare nel mio blog e a leggere tutti i dettagli che magari mi sono sfuggiti in video. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro come sempre buon pranzo, buona cena e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!